Ciao a tutti, allora, dopo ieri, abbiamo visitato ieri il castello Dolciacqua, questo borgo medievale. Oggi vi porto a visitare una località abbandonata, qua a Mortola Superiore. La località in questione si chiama Case Carli. Andiamo a visitare insieme, non sono sicuro che di trovare qualcuno, che sì, è abbandonata, ma mi hanno detto che ci potrebbe essere qualcuno, qualche viandante. E oggi andiamo a scoprirci. Andiamo. Ok, questo è il sentiero. Ok, la località in questione, Case Carli, è costruita intorno ai quasi primi del Novecento. Costruita appunto per ospitare un po' di gente, per le famiglie, che andremo a vedere. E infatti andremo a vedere, io quando ero piccolo ci abitavo io. Questa è la vecchia strada, qua una volta c'era il parcheggio, c'era un parcheggio e dietro c'era una fontana. Fate sentire, c'è ancora l'acqua che scorre. Vedete, c'è un pozzo appunto per la fontana. Si scende a sentire. Ok, qui è la strada dove sono arrivato io adesso. Adesso un altro gruppo di case e andiamo a scoprire insieme. Ok, andiamo. Devo tenere. Devo fare telecamera bassa perché c'è il sole che mi punta in faccia, mi dà un po' fastidio. E adesso, come vedrete, è tutto nuovo. Quando ero piccolo io, c'era un gruppo di case già bombardate durante la seconda guerra mondiale. Ospitava mia nonna, i miei genitori e altre famiglie che poi sono state abbandonate. Ok. È stato costruito tutto. La costruzione di queste nuove case è iniziata nel 2003, forse prima, no, 2000, scusate, e poi abbandonato intorno al 2005. Ok, niente, non c'è più niente qua.
torno indietro. Qua possiamo vedere tutto il paese. Qua una volta dove c'è il sentiero adesso c'è un piccolo sentiero e qua davanti una volta c'era una strada, adesso è tutto cambiato. Qualità fu abbandonata poi tra il 2005. Andiamo a vedere insieme, mamma mia. Qua c'era il portico e qua dove sono le scale adesso c'era una stalla. Pensate come è cambiato qua. Questa è una volta, c'erano tutte case abbandonate, tutte brutte, dioccate. Qua c'è tutta l'erba, poi ci hanno rifatto tutto quanto. Ok, andiamo avanti. Sopra qua devo fare attenzione perché non so se c'è qualcuno, come ripeto, troppo da vedere. Qua si può andare perché tanto è sempre stato ci sono, però di due ascensori. Laggiù in fondo non so se si può vedere, c'era i prati dove da piccolo dovevo giocare con mia sorella, tutti i parenti, gli amici. Quando era così tutto dritto, campagna, è tutto cambiato completamente. Che pena mi fa. Qua c'era la casa di mia nonna, un'anima, una volta era così assolutamente. Ora c'è il sentiero, come è cambiato, c'è il giovecchio, ora c'è la ciglia, se si può salire là, sì, hanno di voi dovuto, completamente. C'è un tavolo, non c'è più questa roba, sotto c'è la fascia di mio nonno, che sarebbe bene.
dei tedeschi, c'è sia sopra che sotto. Ogni anno vedo loro venivano in estate e ogni anno ci riunivamo in famiglia con i tedeschi, mangiare e dichiarare. Qua sotto c'era la campagna di mia mamma, come dicevo prima, ma è tutto abbandonato. Mamma mia, che peccato. Questo è mai il mandarino. Scusate, un albero di mandarino. Limoni, mandarini. E questo qua c'era, mio nonno c'era la fascia. La sua casa di tedeschi. Mio nonno qua coltivava la vigna e anche l'orto. Ormai è tutto abbandonato. Anche i muri che io avevo fatto sono scesi tutti. E qua c'è il sentiero che va a finire dove andavamo a giocare, nel prato, questo Bartore. Andiamo a vedere se c'è qua. Facciamo una foto anche. Demolito, forse c'è ancora, forse. Guarda che c'è il sentiero che si va su e andava nelle fasce sopra. Mi ricordo con mio papà, usavamo il trattore per coltivare la terra. Ma non c'è più niente, possiamo vedere. Andiamo sotto. C'è solo un sentierino, poi c'era quella che era chiamata la Riana, ma mi sa che non si può più passare. Ok, andiamo un po'. Allora andiamo un po', mettiamo in realtà così. Forse sì, forse possiamo andare, vediamo un po'. Qua c'è il cannetto che c'è ancora adesso. Adesso può sentire l'acqua che scorre. Ok, andiamo. Wow, non ci credo, c'è ancora il sentiero dal Bartore. Questa faccia qua si chiama Bartore, non so perché. Ok, mamma mia, quanti ricordi qua. Giocavo con mia sorella tedeschi, mia cugina. Poi c'è intanto venire mia nonna a fare l'erba. Wow, madonna mia. Qua davanti c'erano tutte fasce pulite. Perché vecchio del paese, alcuni vecchi del paese venivano a fare l'erba qua. Per i conigli, e mia nonna anche. Questi olivi qua ci ho giocato tantissimo. Vedevamo le corde, attaccate agli alberi. Faceva l'altalena e questo qua anche, guardate, questo è un altro olivo, sono tutti olivi questi. E poi è piccolo io che ci giocavamo e adesso poi avevo costruito una casetta con mio cugino,
Mamma mia, quanti ricordi. Quando ero piccolo io sembrava tanto grande qua. Adesso lì la località Casecali sembra non ci sia più nessuno. Facciamo un giro per fare due foto. Ci vediamo fra poco. Dicevo prima, qua ci ho passato l'infanzia. Quanti ricordi qua, mamma mia. Ah, ecco, sì, c'era sentire che si va su di qua. Ma è tutto andato, tutto perso. Mamma mia. Qua si girava intorno. E vabbè, pazienza. Ci rimarremo con il solo stato quei ricordi. Pazienza. Era costruito mio padre, il forno a legna non era così una volta, è molto meglio. Poi c'era la baracca, mio padre c'era la baracca che ci teneva tutti gli utensili, mamma mia. C'era il banco qua, uno, due banchi da lavoro. Questi mezzi macchinari. Allora, al momento sembra che non ci sia nessuno, però bisogna fare attenzione. Allora, una volta c'era la casa mia.
c'è niente qua dove, ma se c'è. Ok, però ci vogliono fare indagini qua dentro. Questo è un magazzino anche vecchio, di una volta c'è rimasto qua. Qualcuno va con me? Passate qua, ci sono cresciute queste case. Mamma mia, sono andato a passare qua. Thank you.
appartamenti buttati giù, papà e mamma, guarda, che spreco di soldi. Andiamo a vedere l'ultimo pezzo e poi ce ne andiamo. Andiamo sopra. Thank you.
questa fine di giro, non so se la prossima finita e niente, come avete visto questi 2 giorni vi ho portato a visitare un po' di luoghi strani, la passiamo passata dal Medioevo fino ai giorni nostri. Medioevo con il castello Nedoria, Dolceacqua e questa località. Questa località del 1900, abbandonata poi nel 2005, forse prima. Ok, siamo usciti. Niente, questo viaggio finisce qua e ci vediamo poi alla prossima andata. Ciao, ancora grazie a tutti.